Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo junk journal. E devo dire che è molto semplice, ho fatto una cosa molto piccolina che può essere tranquillamente un tentativo per cominciare a fare il primo, perché veramente non è niente di complicato. E per chiuderlo ho utilizzato del pizzo che non ho bloccato in nessun modo, vedete, una volta si toglie e poi si riavvolge per chiudere. E un pizzo che ho sporcato con dell'acqua color di stamperia di questo colore, che era un verde molto simile al colore del tessuto che ho utilizzato per fare la copertina. Sulla copertina del junk journal, per la copertina del junk journal, ho utilizzato del tessuto, vedete come sfondo, e poi l'ho decorato semplicemente con della carta scrap. Un foglio di carta di libro che avevo precedentemente timbrato e colorato con delle foglie e poi un pizzo e degli abbellimenti che avevo fatto proprio pensando di realizzare questo junk journal. Abbellimenti che trovate sul mio canale YouTube perché li avevo fatti quando avevo appunto del tempo a disposizione, quindi non ho fatto il video su come proprio realizzarli, ma ho fatto un video per farvi vedere in realtà i dettagli di ogni abbellimento che vedrete all'interno di questo junk. Per realizzare la copertina ho riciclato uno di questi contenitori, che sono quelli dei sacchetti trasparenti per congelare il cibo. E poi, mentre vi faccio vedere come ho realizzato tutto, vedrete appunto che è stato tagliato ed è stato utilizzato come base. All'interno del junk journal, se vogliamo vedere pagina per pagina, allora ho utilizzato gli abbellimenti di cui vi ho parlato, che ripeto, potete vedere nel dettaglio nell'altro mio video sul mio canale. Ho utilizzato della carta vintage come questa e dei pezzi di carta che ho avanzato da precedenti lavori. Questa era una carta che avevo stampato per fare un lavoro che poi non ho più fatto e quindi l'ho utilizzata per questo junk. Vedete qua i particolari qua ho utilizzato il classico centrino da dolci. Qui ho messo questo particolare che, se volete vedere come realizzarlo, è l'unico, diciamo, abbellimento che ho fatto vedere fisicamente come si fa all'interno del tutorial che trovate sul mio canale. È una cosina molto molto semplice. Se volete vedere come realizzarla nell'altro mio video, in questo caso questo l'ho proprio realizzato al momento perché non avevo avuto il tempo di farlo prima. Mentre invece tutti questi abbellimenti sono abbellimenti che ho fatto a tempo perso, proprio pensando di realizzare questo junk. Ho utilizzato degli avanzi di carta scrap in questo modo. E poi questa è una bustina da tè che ho timbrato e colorato con degli acrilici. In alcune pagine ho incollato del pizzo, vedete in questo modo qua, delle fascettine di pizzo. E questa è di nuovo carta scrap avanzata da altri lavori. Qui ho fatto una busta per poter inserire qualcosa, delle foto o qualsiasi cosa si voglia. Carta scrap. Questo è semplicemente un foglio di libro che avevo timbrato e colorato, che ho fermato con uno di questi fermagli che ho creato con avanzi di carta scrap e timbrini per i fiori. Ho lasciato tanto posto per scrivere, quindi volendo si può scrivere, si può attaccare qualsiasi cosa si voglia. Anche questo è un timbro che poi ho colorato, e un altro centrino. E questo è quanto. Vado a richiudere, così vi faccio vedere semplicemente in questo modo. Mi piaceva l'idea di non fare come i soliti album scrapbooking che hanno il nastro magari incollato nella copertina. Questo l'ho lasciato proprio completamente libero, così
in modo che uno poi se lo gestisce come meglio crede. Anche perché, considerando che all'interno se andiamo ad inserire cose molto spesse, perché si può inserire qualsiasi cosa si voglia, c'è più spazio per poi chiudere il nostro junk come si vuole, diventasse anche largo così, con una chiusura del genere non c'è nessun problema. Adesso che vi ho fatto vedere il risultato finale, non ci resta che vedere come realizzarlo. Per realizzare l'interno del junk ho utilizzato del materiale che avevo a disposizione e sono semplicemente dei fogli vintage come questo. Poi, per esempio, ho utilizzato delle stampe che avevo fatto pensando di fare un altro lavoro, ma che poi non avevo utilizzato, quindi questo è un semplice foglio A4 che avevo stampato, della carta scrap avanzata da altri lavori. Vedete, questi sono dei pezzi di ritagli di carta scrap e nient'altro. Qua c'è di nuovo un mio foglio stampato e questa, ecco, questa qui è della carta che avevo comprato per un lavoro ma che non è usato, che è una carta con un effetto un po' martellato o marmorizzato, non so neanch'io, che mi sembrava adatta per questo tipo di lavoro. Qua ho ancora un altro foglio. Allora, in realtà non ho utilizzato cose che vedo utilizzare in tanti junk, cioè fogli di riviste, non so, pezzi di carta un po' scarabocchiati, tante cose, insomma, junk vuol dire spazzatura, però lo vedo realizzare a volte con delle cose che a me personalmente non piacciono molto. Quindi io cosa sto cercando di fare? Sto cercando di fare un junk con carta, diciamo che avevo in casa per fare altri lavori, che è quella che vi ho fatto vedere. E poi utilizzerò degli abbellimenti che, se volete, trovate all'interno del mio canale, che ho fatto apposta per decorare il junk. Quindi come base utilizzo della carta semplice e poi invece lo arricchirò con questi abbellimenti. Poi boh, vediamo come li metteremo insieme da qualche parte. Un'altra cosa che voglio fare è questa. Allora, visto che per realizzare la copertina del mio junk ho utilizzato questo sacchetto, che è quello dei contenitori di plastica per congelare gli alimenti. Questo cartoncino è decisamente sottile, quindi invece di andare a cucire il mio junk direttamente su questa struttura, utilizzerò un supporto ulteriore. Perché? Perché ho paura che, essendo troppo sottile il cartoncino, quando vado con l'ago ad infilare tutti i fogli, questo mi si rovini e poi alla fine non riesco più ad avere l'effetto un po' squadrato che comunque voglio mantenere. Quindi utilizzerò questo per andare a cucire il mio junk. Successivamente lo incollerò in questo modo, così non andrò, diciamo, a stressare troppo questa parte, per lasciarla più, insomma, più bella possibile. Questa, insomma, è la mia idea. Adesso vediamo se poi il risultato è quello che ho in mente io. Quindi questa parte andrà al fondo del mio junk in questo modo e verrà incollata e cucita insieme alle mie pagine. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto pieghiamo questa a metà perché, come dicevo, mi servirà insieme alla mia carta per la cucitura, così. E adesso voglio andare a sistemare i miei fogli in modo da mettere, per esempio, allora, questa carta la mettiamo al centro. Questo è un lavoro da fare un po' un foglio alla volta, così. Perché ci sono i fogli di carta scrap, che questi, che non sono grandi come il tutto perché non erano sufficientemente grandi, che voglio mettere in posizione un po' particolare. Quindi o tutto verso l'alto o tutto verso il basso.
Questi fogli, vedete, sono più piccoli, quindi li metto più o meno centrati, così. Questo magari lo mettiamo in alto. Questo lo rimetto in basso, in modo da creare delle pagine un po' diverse. Questo lo rimetto in basso, visto che il motivo è sotto. Questo lo centriamo e questa la mettiamo così. Ecco. A questo punto io devo tenere bloccato il tutto in modo che quando vado a cucire non mi si sposti. Per fare, ecco, manca ancora questa che metterò al fondo perfettamente al centro, in questo modo qui. Così. Quindi vado a prendere delle graffette e blocco le mie pagine. Facciamo che ne mettiamo una sopra e una sotto, così. Ok. Così vedete abbiamo il nostro riferimento del centro. Ok. Adesso cosa vado a fare? Vado a segnare con la matita i punti dove voglio realizzare i fori. Ok. Quindi faccio un segno al centro del mio junk e poi vado a fare ancora due segni a 3 cm a 6 cm dal bordo, quindi 3, 6, centro, 3 e 6, così. Ecco. Questi sono i punti in cui andrò a fare i fori per fare le mie cuciture. Utilizzo questo che è un questo attrezzo che si usa per il cucito e vado a forare i miei fogli. Tenete bene fermi i fogli così non si spostano mentre fate questa operazione, anche se questi punteruoli sono talmente appuntiti che in un attimo bucate qualsiasi cosa, anzi, dovete fare attenzione perché rischiate di bucarvi anche le dita. Ecco. Così. Ora, una volta fatti fuori, andiamo a cucire il nostro junk. Io utilizzo del filo dell'imbastito, così. Che quasi quasi stavo pensando di mettere magari anche doppio, potrei anche metterlo doppio, anzi sì, lo metto doppio, vediamo un pochino. Allora, quindi partiamo da questo punto qui, e lascio un po' di filo che mi servirà poi per annodare, e adesso vado allora, proseguire la mia cucitura in questo modo qua. Faccio più passaggi, così da rendere più resistente il tutto, e poi comunque i fori sono abbastanza grossi per permettermi di fare tranquillamente più passaggi. Quindi, quando avete deciso che può bastare, così in questo caso, ecco, andiamo ad annodare la prima parte, così. Ecco, eccoci.
andiamo a fare il nostro nodo. Tagliamo i fili. E il nostro junk è cucito. Ora togliamo le graffette. Ok. Abbiamo realizzato il nostro quadernino così. Ora, volendo, questo si potrebbe rifilare per fare tutte le pagine uguali. Per farlo utilizziamo il piano di taglio, questo qui, un cutter e con il righello andiamo pian piano a togliere i pezzettini di pagina in più, in modo da rendere tutto più regolare. Man mano che tagliamo le pagine, tiriamo via i pezzettini in più, così, e procediamo fino ad aver eliminato l'esubero della carta. Ecco qua, a questo punto vedete che il nostro junk ha tutte le pagine tagliate della stessa misura ed è pronto per essere decorato. Allora, la decorazione del junk la farò alla fine del tutto, direi. Quindi adesso vediamo come possiamo fare la copertina. Allora, quindi la copertina, come vi dicevo prima, sarà questa, così, e andrò ad attaccare il mio foglio di carta in questo modo, così non vado a rovinare la parte dietro del mio supporto di cartoncino un po' sottile. Allora, per fare la copertina voglio utilizzare della stoffa per ricoprirla. Questa nello specifico. Quindi andiamo ad incollare la mia copertina sulla stoffa. Vado a passare la colla sulla mia copertina. In questo modo potete utilizzare una mix media glue di stamperia o una colla che avete. Io adesso sto provando questa colla che va bene per il cartone, per la stoffa, per tutta una serie di... Vediamo un pochino. Ok, quindi una volta passata la colla vado a mettere la mia copertina al centro della stoffa, così. Vado ad incollare bene.
Questa è la copertina foderata con la stoffa del junk e adesso vado a mettere due supporti di carta nell'interno. O meglio, potrei mettere addirittura un supporto unico proprio per irrobustirlo un po', perché mi sembra veramente tanto sottile. Quindi faccio che andare a mettere la mia carta su tutta la copertina, così almeno. Questo è il junk con l'inserto incollato dentro. Come vi avevo detto, ho utilizzato il cartoncino per la cucitura e poi incollato il cartoncino direttamente sul supporto, perché visto che era molto sottile non volevo rovinare ulteriormente il bordo, perché avrei rischiato veramente di fare una cosa che non andava bene. Invece così, visto appunto come era sottile, non l'ho stressato ed è rimasto un pochino più robusto. Adesso possiamo andare a decorare la copertina del mio junk. Allora, per decorare la copertina ho deciso di utilizzare semplicemente della carta, questa, con questi uccellini, che magari stresso un po' con la forbice così per dargli un po' di più l'effetto vintage, così. E magari la vado a stressare anche con il mio solito distress, così rimane più bella in questo modo. Così. Dopodiché voglio usare un foglio di libro che ho fatto io con dei timbri di foglie che ho poi successivamente colorato in questo modo. Poi voglio mettere del pizzo che potrei inserire così, magari qua sotto, sì, in questo modo qui. Non si vede molto, quindi questo dovrà andare un pochino più in qua, oppure potrei strapparlo ancora un pochino, visto che altrimenti mi va a coprire troppo il pizzo. Invece così il pizzo dovrebbe rimanere esattamente, vedete, un po' più visibile. E poi vado ad incollare uno dei miei abbellimenti che avevo fatto, magari qua così. Questo è una tag col taschino, magari glielo incollo, ma no, lo lascio anche così. Ecco, questa è l'idea di quello che voglio realizzare con la mia copertina. Quindi procedo con attaccare il tutto. Questa è la mia copertina terminata. Adesso andiamo a decorare l'interno con i miei abbellimenti. Thank you.
Questo è il junk journal finito. Avete visto che l'ho chiuso con il pizzo che ho sporcato con un'acqua color più o meno dello stesso colore del tessuto che ho utilizzato per la copertina. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un commento per farmi sapere se anche il video di oggi vi è piaciuto. E per chi non mi conoscesse e si è collegato solo oggi al mio canale, se vi è piaciuto il video vi chiedo di iscrivervi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto. Ciao!